Non si può evangelizzare senza il dialogo. Non si può. Perché tu devi partire proprio da vedere la persona che deve essere evangelizzata. E quanto importante è questo? Ma padre, si perde tanto tempo, perché ognuno ha la sua storia, viene con questo, le sue idee, e perde il tempo. Più tempo ha perso Dio nella creazione del mondo, e l'ha fatto bene. Il dialogo. Perdere il tempo con l'altra persona, perché quella persona è quella che Dio vuole che tu evangelizzi, che tu le dia la notizia di Gesù. È più importante. Ma com'è, no? Come deve essere? Com'è adesso?